medico pneumologo, insomma, e dal 1997 frequento come studente di pneumologia, poi mi sono laureato, mi sono specializzato un po' di tempo che racconto anche queste cose, credo che il video esposto in precedenza sia stato già abbastanza esemplare, non mi annoio se non per dirvi che appunto le emissioni in termini di ossidi di azoto sono 11 volte superiori a quelle di una normale centrale termoelettrica. Quindi cosa vuol dire? Che a parità di energia prodotta ho delle emissioni di ossidi di azoto che sono precursori delle polveri sottili, che a loro volta sono cancerogeni, sono emissioni pazzesche, assolutamente inaccettabili dal punto di vista poi di un ambiente così delicato come la pianura padana. Diossine non vengono neanche monitorate, le emissioni corrispondono, tanto per capirci, a un'automobile che percorra 20 km tutti i giorni intorno all'area dove si vive, come di aumentare di 10.000 automobili il traffico, andando a fare valutazioni diverse si aumentano ancora di più le automobili vedendo le percorrenze. L'emissione di ossidi di zolfo, che erano spariti quando si era tolta la benzina col piombo, adesso grazie a queste centrali è ripartito anche questo fenomeno. E poi tenete conto che la centrale a biogas è come se fosse un gabinetto, nel senso che si entrano dentro un sacco di prodotti che producono ammoniaca, sia dalla digestione dei cereali, se sono rifiuti ancora di più. Quindi penso che tutti abbiamo meno di esperienza domestica, per cui è necessario inserire dei cloruri ogni tanto per detergere. Però il fatto che se io inserisco cloruri in un materiale che poi si trasforma in mio gas, che subisce una combustione, purtroppo può succedere che il cloro come sostanze organiche si trasformi in diossina durante l'emissione. Su questo si sa di sicuro che entrano grosse quantità di cloruri nelle centrali per fare questo processo, per preservare le tubazioni che sennò ogni 2-3 anni dovranno essere sostituite, non si riesce a quantificare con precisione perché è tutto un mondo assolutamente sconosciuto, e questo è anche quello che preoccupa. Io non so quel giorno quanta energia ha prodotto la centrale biogas che ho vicino a Mantova, nella provincia di Mantova abbiamo 48, non è una provincia grande, abbiamo 48 centrali a biogas, e non so quanta energia stia producendo, quando ha iniziato a produrre, se ha avuto degli incidenti, quali siano le emissioni puntuali, insomma, perché è tutto un mondo assolutamente massonico, ma forse lo è davvero. E le polveri sottili sono cancerogene e producono anche mortalità legata alle malattie infiammatorie, bronchiali e respiratorie. Il 5% dei decessi totali in Europa è ascrivibile alle polveri sottili. L'ultimo dato disponibile per quanto riguarda l'Italia è di 64.000 decessi nel 2013 legati alle polveri sottili, quindi non si parla di una cosa su cui si debba scherzare. La cosa più grave, secondo me, è che si potrebbero tutti quanti questi decessi, si potrebbe evitare, e questa è la cosa che se la politica fosse la politica del sindaco di carcere, che gli faccio i complimenti, del sindaco che si rende conto di essere il responsabile della salute dei cittadini, o la politica del Consiglio del Movimento 5 Stelle, è chiaro che queste cose qua non succederebbero. Perché? Perché si cercherebbe il metodo. Si cercherebbe il metodo per ridurre il più possibile le emissioni, guardando insieme, non è che si deve smettere di fare attività produttive, ma si decide insieme alla comunità quali attività si vuole sul proprio territorio. Serve tot energia, ce la produciamo noi con l'energia lì, sapendo che un minimo di inquinamento magari si produrrà, che forse qualche vittima di inquinamento ci sarà ancora, ma sarà quella collegata a uno stile di vita, a una qualità di vita che si deciderà insieme. In provincia di Mantova le 48 centrali sono state costruite in maniera totalmente occulta, le conferenze di servizi non sono mai state pubblicizzate se non quando erano già state date le autorizzazioni. Questo chiaramente crea un ulteriore allarme sociale, perché se io devo proporre qualcosa di positivo sono ben contento di andare alla pubblica piazza e dire: tra 2 anni avremo una centrale che inquina pochissimo e produce tantissima energia. Perché è chiaro, se dicessi che inquina zero forse sarei veronese, forse avrei un altro ruolo, insomma, ma invece bisogna dire che l'inquinamento minimo è la resa massima, ed è possibile ormai con tutti i meccanismi di accumulo energetico, di valutazione del territorio, valutazione dell'isolazione, produrre energia molto più pulita di quello che succede oggi. Ricordatevi questa cosa qua, che la polvere sottile, come diceva Montanari, è una cosa così
questa specie di zanna di elefante è un capello, mentre invece il PM2.5 è questa cosa piccolissima, quindi le polveri sottili noi mediamente non le vediamo, per questo che spesso non fanno paura, insomma. Però purtroppo esistono decessi da malattie cardiovascolari, e tumori e quant'altro, problematiche anche per le future generazioni, problematiche di peso ridotto alla nascita, di parto prematuro e quant'altro. Ci sono anche almeno 10% dei tumori polmonari dovuti all'inquinamento, su un circa 25% dei tumori polmonari non dovuti al fumo di sigaretta. E poi gli studi anche italiani, gli studi di importanza mondiale, quindi non possiamo dire che in Italia non sappiamo le cose, gli studi del Politecnico di Torino hanno dimostrato che dopo 7 giorni di supero del PM10 c'è una riprogrammazione del DNA, come sentite dire, ma siamo già a 30 superi di PM10. Beh, il nostro organismo, quando è sottoposto a questi superi, tende ad avere grossi problemi. E poi teniamo iniziare a vedere un po' il lato economico, anche perché oggi eravamo in aula a parlare del settimo decreto sull'ILVA. Io sono intervenuto sulla valutazione di danno sanitario. È inutile che adesso dico, la valutazione di danno sanitario la facciamo, però anche se viene fuori che le emissioni creano danno sanitario, bisogna produrre lo stesso. Ma se prima mi avete detto che ci sono problemi di bilancio economico, guardate che la spesa sanitaria legata all'inquinamento in Italia è stimata a 48 miliardi di euro all'anno, non sono pochi soldi. Per questo che vi dico, non abbiamo un governo in Italia, cioè non solo in Italia, anche in altri paesi non c'è un governo che si occupi dell'interesse dei cittadini. L'interesse è tutto, è quello economico, quello ambientale, quello sociale. 48 miliardi di euro sono una cifra molto molto importante. È come se qualsiasi attività di produzione energetica, io posso valutare un costo di produzione, ma in realtà deve aggiungerci almeno il 20% in aggiunta al prezzo del consumo. È un'ulteriore IVA che pochi considerano. Poi c'è il problema del digestato, e questa è l'audizione del Ministro dell'Ambiente che ha detto chiaramente che il digestato dal punto di vista normativo è un rifiuto, non è nient'altro, anche se vuol dire che è digestato, addirittura qualcuno dice un fertilizzante, il digestato non fertilizza proprio niente, inteso come trefo della centrale a biogas. Il digestato ha il limite, se trattato poi con un procedimento successivo aerobico, diventa un amendante compostato misto, che però non è assolutamente in grado di fertilizzare da solo. Tenete conto che, come dicevo prima, in Pianura Padana 16 milioni di persone rischiano di non avere più l'acqua da bere a causa anche dei nitrati. Tenete conto di questa cosa qua. Nell'amendante compostato misto il rapporto tra carbonio e azoto è molto basso, è 11. Nell'amendante compostato verde senza digestato è 15. Questo dato mi sembra un dato molto complesso, però dimostra che c'è una diversità enorme. Anche dopo che ho fatto tutte le pratiche aerobiche del digestato, ottengo qualcosa che arricchisce di eccessivamente di azoto il materiale. Non c'è bilanciamento tra carbonio e azoto, se finisce nell'acqua succedono quegli effetti che si è visto con la moria di pesce e quant'altro, perché l'eccesso di azoto è qualcosa che determina anossia di tutte le forme di vita in acqua, ma determina anche peggioramento della qualità delle falde. E questi sono i dati non di un ambientalista, ma del Consorzio Italiano Compostatori, che è una fonte molto vicina al mondo delle centrali biogas, anche se c'è una preparazione scientifica anche con le scarpe elettorali, secondo me è molto maggiore. Però appunto questi credo che siano dati significativi, che non sono dati di nessuna parte. E poi appunto queste sono le specifiche questa è l'indice di rischio delle falde dal punto di vista zootecnico, anche in Lombardia soprattutto, ma anche da queste parti la zootecnia in qualche modo impatta sulle falde. Ma anche quando ci racconta, per esempio, Lombardia, l'assessore regionale dell'agricoltura Fava, e questo signore continua a raccontare che la zootecnia impatta solo sul 10% dell'azoto che va nelle falde, 10% su tutta la distribuzione della pianura padana. Peccato che non dica che in queste zone, nelle zone compresa anche questa, l'indice HI, l'indice di crisi delle falde acquifere, è impattato in maniera specifica dalla zootecnia.
e quindi il 10% a cui lui fa riferimento, 10% su tutta la pianura, tutte queste aree colorate, e quindi dà un dato assolutamente falso, perché purtroppo l'indice HI globale di tutta la pianura legata a tutte le fonti di inquinamento è rosso più o meno già in tutta la pianura. Questi sono i famosi dati ISPRA a cui lui fa riferimento in maniera vergognosa, perché non si può pensare, io non penso che lui pensi al suo partito quando dice queste cose, probabilmente pensa a un modello di agricoltura ormai insostenibile e davvero pericoloso prima di tutto per gli operatori, poi anche per tutti i cittadini. Adesso io sinceramente non voglio annoiarmi sui clostridi e quant'altro, purtroppo esistono, e per particolare per i rifiuti esiste il Bacillus cereus, e negli scarti alimentari in grandi quantità si accumula ed è un bacillo che ha creato numerosi decessi per gastroenterite. Se io faccio una compostiera domestica di condominio, questo bacillo non si sviluppa, quindi quando voglio accumulare rifiuti purtroppo poi screvi i problemi, lì è la soluzione del problema. Ci sono fonti abbastanza importanti. Qui c'è stato appunto il quadro del paese più vicino, è stato un quadro di rilevanza internazionale, perché comunque le vacche avevano davvero botulina, lì è stato dimostrato, non ci sono alcuni dubbi. Visto il cambio del territorio legato alla centrale a biogas intorno, è statisticamente definibile che sia stato dovuto allo svolgimento di digestato. Il digestato può finire nelle acque, può finire in mare, creando moriaci, interrompendo le stagioni turistiche e causando addirittura anche in mare, nonostante l'acqua salata, il digestato la ricchezza di azoto distrugge l'ambiente acquatico. Questo è in provincia di Mantova, Castiglione delle Stiviere, tratto sono stati 3.000 metri cubi di materiale digestato solido e parte liquida, devastato tutto il corpo idrico superficiale fino al parco del Mincio. È stato un danno ambientale gravissimo, tanto che persino il direttore del parco del Mincio, una persona assolutamente lontana dall'ambiente, si è persino allertato lui, perché insomma io non sono un ambientalista, non ho messo a dirigere il parco appunto per non dare fastidio a nessuno, però solo vedere tutti questi pesci morti, sinceramente, allora se persino mobilitato lui chiedendo lo stato di